adesso ci vogliamo rivolgere alla parola di Dio. Vi invito ad alzarvi in piedi per leggere insieme dal capitolo sesto del profeta Isaia, sesto capitolo, è un episodio molto conosciuto che ha a che vedere con la chiamata al ministerio del profeta Isaia. Isaia capitolo 6. Il Signore sia lodato. Nell'anno della morte del re Uzia vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, con le molle dall'altare, tolto con le molle dall'altare, mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Poi udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Amen, amen alla parola di Dio. Accomodatevi, gloria al Signore. Nel libro di Isaia troviamo spesso l'espressione riferita a Dio, il Santo d'Israele. Gli angeli di cui parleremo gridavano l'uno all'altro dicendo: Santo, santo, santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Ora, il Signore abita una luce inaccessibile che l'occhio umano non può vedere per ovvie ragioni. Tuttavia, il Signore ha spesso concesso visioni, rivelazioni di se stesso. Ed era proprio quello di cui Isaia aveva bisogno, di avere un potente impatto con la realtà di Dio in un momento difficile, cruciale della sua vita. Probabilmente aveva già cominciato a profetizzare, ma la chiamata vera e propria al ministerio giunse dopo che lui ebbe veduta questa visione. Era andato al tempio e improvvisamente qualcosa era accaduto. Non era una riunione come le altre, non era una liturgia come le altre. Quel giorno fu qualcosa di speciale per Isaia. Nessun uomo vide mai una scena così gloriosa e nel contempo così tremenda come quella che egli vide quel giorno. E il testo narra che ciò accadde nell'anno della morte del re Uzia. Il re Uzia era morto, ma il Signore voleva far capire, far comprendere al suo servo, che avrebbe poi utilizzato per lunghi anni nel ministero profetico, che
non era un problema che un re fosse morto, perché il re dei re era seduto sul suo trono e governava ancora. E anche adesso, in questo momento, noi per fede dobbiamo volgere lo sguardo a colui che regna seduto sul trono. Non date retta ai telegiornali, ai giornali, alle notizie che giungono da internet o da altre fonti. Non vi smarrite pensando, non pensate mai che Dio abbia lasciato il suo compito di governare e dirigere le sorti delle persone del mondo intero. Dio è ancora al suo posto, Dio è ancora in posizione di comando, egli detiene sempre autorità e potere e governa l'universo. Ricordo quando andavo alle superiori, la professoressa ci assegnò un tema, e in questo tema, che evidentemente doveva avere secondo lei un sapore politico, io scrissi: è Dio che governa i popoli, è Dio che determina il destino dei popoli, Dio fa la storia, conclusi così. E lei si arrabbiò: ma cosa hai scritto, Diorio? Com'è che Dio fa la storia? Signora professoressa, Dio è colui che governa. Egli innalza ed abbassa, depone i governanti, i re, quelli che sono in autorità, e ne innalza altri. E la storia è una conferma del fatto che c'è Dio seduto sul trono. E lei era atea, ma un giorno ebbe a dire: quando parlo con te e con tuo fratello Davide nell'altra classe, mi fate venire la pelle d'oca, perché gli parlavamo sempre del Signore in un modo positivo, in un modo che rispecchiasse la nostra fede in Dio. Noi non dobbiamo mai, mai dubitare del fatto che Dio è seduto sul trono, che Dio è colui che governa, che comanda, che dirige ogni cosa. Dirige questa Chiesa, dirige le nostre famiglie, dirige la società, dirige i governi, i regni, il mondo intero, l'universo intero. Che problema c'è se è morto Uzia? E Uzia sappiamo che era il figlio e il successore del re Amazia, re di Giuda. E possiamo dire nel complesso, nel quadro generale, che fu per lungo tempo un buon re, e il suo fu un buon regno che durò circa 52 anni, contrassegnato da benessere, prosperità per tutto il popolo di Dio. Però, c'è sempre un però, accadde qualcosa di terribile. Questo re si montò la testa. Vi è solo uno che può fungere da profeta, sacerdote e re, e sappiamo chi è. Oh, Davide è stato un buon re, ma non ha mai usurpato il compito dei sacerdoti, non si è mai messo a fare il sacerdote. È stato un buon re, alleluia, è stato anche profeta, perché ha scritto dei salmi profetici, ma Dio non lo aveva chiamato a fare il sacerdote. Ebbene, Uzia si montò la testa e un giorno entrò nel tempio e aveva l'intenzione di offrire del profumo, di sostituirsi ai sacerdoti stabiliti da Dio, ma il sommo sacerdote Azaria, insieme ad altri 80 sacerdoti, gli si opposero, lo contrastarono, lo fermarono e gli dissero: non spetta a te fare questo, ma spetta ai sacerdoti. E vedete, l'orgoglio rovina le persone, la superbia scava la fossa ai superbi. E improvvisamente scoppiò la lebbra sulla persona di questo re,
E i sacerdoti, essendo lui lebbroso, impuro, lo allontanarono immediatamente dal tempio e visse fino alla fine della sua vita recluso in infermeria. Lui, il re, il glorioso re, buttato lì in un'infermeria, pieno di piaghe, impuro, indegno, inabile alla società, escluso dalla società civile, perché aveva peccato, si era insuperbito, si era inorgoglito, voleva ardere lui l'incenso sull'altare, compito che spettava ai sacerdoti. E durante il suo regno ci fu un grande terremoto. Sapete, quando c'è un terremoto la gente riflette. Ultimamente c'è stata una scossa di terremoto a Pozzuoli, che è stata avvertita dai credenti del posto, ne ha parlato anche la stampa, i giornali, e vedo che ogni volta che c'è qualche botta di bradisismo a Pozzuoli, la gente diventa più morbida, incomincia a riflettere. Gloria al Signore. Un terremoto è sempre qualcosa che ci fa pensare, che ci fa riflettere. E poi la situazione politica ai tempi di cui stiamo parlando era veramente complicata. Venti di guerra soffiavano dal nord del regno. E il re era morto, i problemi politici c'erano, i problemi nel regno c'erano, il trono era vacante, ma Dio chiama Isaia al ministero, lo consacra al ministero, dandogli questa visione gloriosa. Alleluia, il re dei re, assiso sul trono, e i lembi, l'orlo del suo mantello, riempivano il tempio. Qualcuno pensa che abbia avuto una visione mistica e improvvisamente la cortina, il velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo agli occhi suoi sia scomparso e lui abbia visto questa visione che gli presentava Dio dall'alto del propiziatorio seduto come su un trono. E questo trono è un trono meraviglioso, un trono di grazia al quale possiamo accostarci anche noi questa sera. I suoi occhi videro il re, il Signore degli eserciti, il Santo di Israele. E in questa visione, se facessimo un quadro, una grafica, Isaia lo potremmo descrivere così, come un piccolo puntino in questo contesto, piccolissimo, quasi invisibile, e i lembi del mantello di Dio immensi che riempivano tutto il tempio. Gloria al nome del Signore. E in alto c'era il trono e il re seduto sul trono. E sopra il trono vi erano dei serafini, angeli speciali, che gridavano l'uno all'altro: Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. E i serafini sono angeli particolari perché sono pieni di zelo e ardono, letteralmente, ardono d'amore verso Dio. Sono come una fiamma, ardono d'amore per il loro creatore. Amiamo il nostro Dio? Lo amiamo come lo amano questi angeli? Ardiamo di amore per Dio stasera? Amiamo il nostro Dio con tutta la nostra mente, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra forza, Signore? Vogliamo amarti ed amarti sempre di più. E con due ali si coprivano la faccia per non spiare il volto di Dio. Questo ci parla di adorazione riverente. Ed è molto importante, quando noi adoriamo, ricordare chi stiamo adorando, la natura di colui che stiamo adorando. Il culto non può essere
una specie di cerimonia dove ci presentiamo così come ci capita, così come siamo. Occorre un'adeguata preparazione, occorre riverenza, occorre puntualità, occorre sincerità, occorre un cuore aperto nella presenza di Dio e la piena consapevolezza della propria condizione e della propria situazione davanti a Lui. Adorazione riverente. Oggi c'è tanta adorazione in giro, ma non vedo riverenza. Se non c'è riverenza, non è vera adorazione. Se non è vera adorazione, quelli che la offrono non sono veri adoratori. E Gesù ha detto che i veri adoratori sono quelli che adorano il Padre in spirito e verità. E i culti, le riunioni non sono show, ma sono momenti di adorazione riverente che noi dobbiamo offrire al Santo d'Israele. Gloria al Signore! Con due ali si coprono la faccia per non spiare il volto di Dio. Con altre due ali si coprono i piedi, perché il loro cammino è stato scelto ed è diretto da Dio. Non possono fare quello che vogliono, non possono andare dove vorrebbero, devono andare unicamente dove il Signore li vuole mandare. Questo ci parla di un servizio umile e sottomesso a Dio. A volte noi non ci rendiamo conto quando diciamo: Signore, ti voglio servire, però in quel ti voglio servire c'è tutto quello che noi pensiamo che sia il servizio in termini di utilità personale, in termini di piacere personale. Allora, se questo servizio per il Signore mi piace, va bene, io lo faccio. Quante volte i pastori si sentono dire: fratello, questo non fa per me. Non fa per me. Ma perché? Non mi piace. Ma perché ti deve piacere? Se il Signore ti dice fallo, tu lo devi fare. Servire il Signore significa fare tutto ciò che Egli ci comanda. Amen. Ed essere ciò che Lui vuole che noi diventiamo, non ciò che noi vorremmo diventare. Non è importante fare ciò che a noi piace, ma il nostro cammino deve essere diretto, guidato dal Signore. E quando noi diciamo: ti seguirò, Signore, là dove il male impera, tra i derelitti, figli del dolore, lo cantiamo spesso, dobbiamo anche accettare la chiamata di Dio se Lui ci manda in un posto dove ci sono i derelitti, figli del dolore. Non possiamo dire: Signore, non mandarmi negli ospedali perché non amo avere a che fare con la sofferenza. E non possiamo nemmeno dire: non mandarmi nelle carceri perché non voglio avere a che fare con quelli che sono ristretti nelle carceri e con i poliziotti penitenziari, non ci voglio avere a che fare. No! Dobbiamo dire: Signore, mandami dove Tu vuoi. Io devo fare ciò che Tu desideri che io faccia. Con due ali si coprivano la faccia, con due ali si coprivano i piedi e con due ali volavano, gloria al nome del Signore, ed eseguivano rapidamente il volere di Dio, ubbidienza incondizionata alla volontà di Dio. Però non mi pare di aver letto che ci sono due ali per coprirsi le orecchie. No, le orecchie devono essere sensibili, non devono essere tappate. Dobbiamo dire sempre, ogni giorno: parla, o Signore, perché il tuo servo ascolta. Ascoltare nell'Antico Testamento significa ubbidire. Ascolta Israele significa ubbidisci. Israele, ubbidiscimi. Signore, parla, io ti ascolto. Non facciamo finta di essere sordi. Ci sono tante cose che Dio ci chiede di fare. E ci chiama il Signore, ci chiama per nome. Ci vuole lì, su quella trincea, in quel punto del campo di battaglia. Non possiamo dire: Signore, manda un altro, manda un'altra sorella, manda un altro fratello, per favore risparmiami questo, perché non è coerente con la mia personalità, non si addice al mio temperamento,
questo compito. No, dobbiamo dire: Signore, qualunque cosa tu mi dica, io la farò. Dovunque tu mi mandi, io andrò. Qualunque cosa tu mi chiederai, io la farò, perché il mio desiderio è fare in terra la volontà tua tutti i giorni della mia vita. Umiltà, obbedienza, devozione. Di questo ci parlano i serafini che sono sopra il trono. E la scrittura dice che sotto il trono ci sono i cherubini, i portatori del trono. E ogni volta che Dio appare, entra nella scena del mondo, ci sono i cherubini. Gloria al nome del Signore. Angeli che amano il Signore e servono il Signore, pronti a sguainare la spada nel suo nome. E l'uno gridava all'altro e diceva, ripeto questo verso, santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Ma perché lo dice tre volte? È un implicito riferimento alla Trinità di Dio. Perché ogni persona della Trinità è santa. Il Padre è santo, il Figliuolo è santo, lo Spirito è santo. Gloria al nome del Signore. E un giorno noi vedremo faccia a faccia il Signore, quindi comprenderemo ogni cosa. Ci basti sapere che il Padre è Dio, il Figlio è Dio e lo Spirito è Dio, e i tre sono uno, un solo Dio benedetto in eterno. E le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta. Immaginate la scena, il tempio che viene scosso fin dalle fondamenta, dalla voce di coloro che gridavano, e la casa fu ripiena di fumo, come accadde sul Sinai. Allora, adesso noi possiamo avere una rivelazione parziale di Dio. Un giorno, fratelli, la rivelazione sarà totale. Un giorno entreremo nella casa del Padre. Un giorno la comunicazione sarà perfetta. Lo vedremo a faccia come Egli è. Alleluia. Saremo sempre con il Signore. Faremo parte di quella grande folla cosmopolita. Alleluia. Insieme loderemo il Signore per l'eternità. Insieme saremo davanti al trono di Dio e dell'Agnello. Ma di fronte a questa scena in cui Dio manifesta la sua sovranità, la sua santità, Isaia si sente perduto. Però Dio è anche misericordioso. Amen. È sovrano, è santo, ma è misericordioso. E meno male, la sua misericordia non si è esaurita. Egli continua ad usarci misericordia anche adesso, anche stasera, in questo momento. E di fronte a ciò Isaia esclama, guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure e i miei occhi hanno visto il Re. La Bibbia insegna che la bocca espone ciò che sovrabbonda nel cuore. Quindi il problema di Isaia era costituito proprio dalle sue labbra, dalla sua bocca. Era impuro quando parlava. Facciamo bene attenzione alle parole che pronunciamo. Signore, aiutaci veramente. Amen. Se avete una parola buona, ditela, dice la scrittura. Ma se non ne abbiamo, è meglio che ci stiamo zitti. È vero. Con la nostra bocca noi dobbiamo glorificare il Signore. Non possiamo usare la nostra bocca, le nostre labbra, da un lato per lodare Dio e dall'altro lato per dire male del prossimo, criticare il nostro prossimo. Una fonte non può contemporaneamente, dice Giacomo, emettere il dolce e il salato. O è una fonte dolce o è una fonte salata. Possa il Signore aiutarci ad avere un cuore puro e labbra pure. Isaia aveva bisogno di questo.
aveva bisogno di questo. Si era abituato anche lui all'andazzo del popolo. Il popolo aveva le labbra impure e anche Isaia aveva le labbra impure. Facciamo attenzione a non lasciarci condizionare dalla massa. Facciamo attenzione a non essere messi anche noi nello stampo di questo mondo. E guardiamo bene l'uscio della nostra bocca e usiamo bene le parole per glorificare Dio ed edificare il nostro prossimo. Ed Isaia aveva bisogno di purificazione e confessa la sua impurità e la sua indegnità. E il Signore che fa? Lo respinge? No, lo accoglie. E viene preso dall'altare un carbone ardente con le molle e gli viene passato sulle labbra, e questo significa che il suo peccato è stato espiato tramite un sacrificio che è stato immolato sull'altare degli olocausti. Il nostro sacrificio perfetto è quello di Gesù. Egli è morto per noi. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Se noi confessiamo a Dio la nostra impurità e la nostra indegnità, Egli ci accoglie, ci concede misericordia, perdona i nostri peccati, ci purifica e l'espiazione è fatta. Il termine espiazione significa coprire. E io sono certo di non ritrovare mai più i miei peccati, anche voi penso, vero? Perché Gesù li ha espiati per noi sulla croce del Calvario. Senza espiazione non vi è perdono, perché il peccato deve essere coperto agli occhi dell'Iddio tre volte santo. E l'unico modo per purificare il peccato è il sangue. Come ci possiamo avvicinare alla santità di Dio? Riconoscendo la nostra indegnità, confessando le nostre colpe ed accettando le dichiarazioni di Dio che ci riguardano. E allora, con un cuore purificato dal sangue di Cristo, noi ci accosteremo fiduciosi al trono della grazia ed Egli ci accoglierà, non per giudicarci, ma per benedirci, riempirci del suo Santo Spirito ed usarci per la sua gloria. Forse Isaia pensò, quando vide la visione, è finita, sono morto, sono un uomo impuro, dalle labbra impure, per me è finita. Poi dice, i miei occhi hanno visto il Re, il Signore dell'universo. La visione di Dio è terrificante per i peccatori impenitenti, cioè quelli che non vogliono pentirsi, ma per coloro che sono pronti ad umiliarsi sotto alla potente mano di Dio, questa visione è una visione incoraggiante. Vogliamo accostarci al Signore seduto sul trono, vogliamo glorificare il Re, innalzare il Re, il Signore dei Signori, e dire insieme ad Isaia, quando il Signore dirà chi manderà, chi manderò e chi andrà per noi, non parla agli angeli, è nel seno della Trinità che si dice chi andrà per noi, chi andrà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, alleluia, chi andrà per noi. E dopo essere stato purificato, Isaia può dire, eccomi, manda me. Vogliamo dire, Signore, mandami? Molte volte diciamo, Signore, mandami, ma se siamo sporchi, se siamo indegni, se siamo impuri, dove andiamo? Stasera io ho bisogno dell'aspersione del sangue di Gesù. Voi anche avete bisogno. Tutti abbiamo bisogno. Accostiamoci all'altare del Golgota. Andiamo ai piedi della croce e lì quel fiume, quel rosso torrente di sangue ci inonderà
e il sangue di Gesù ci purificherà da ogni macchia, da ogni iniquità. Vogliamo servire il Signore per lunghi anni, finché Egli ci darà vita sulla terra. Abbiamo bisogno di avere sempre chiara dinanzi a noi la visione della santità di Dio. Il nostro Dio è santo, 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 è il santo di Israele.